sopra la parte superiore è la morte di Mosè che va in paradiso. Cacciati nel culo quella supposta che ti è rimasta. A fianco di Mosè, che è all'estrema destra, vedete ancora la sua estrema destra, dietro alle spalle, un altro albero fungo. Vedi, quella supposta che ti è rimasta. Vediva. Vi ricordate? L'ho nominato Belvar e Ottone III, che era il suo allievo. Questo vescovo, Belvar, fece a Ottone III, quando fece la comunione, la prima comunione, personale omaggio di un Vangelo che fece lignare lui appositamente per Ottone III. Qui era figurata la scoperta del sepolcro vuoto di Gesù, no? Il terzo giorno, aprono il sepolcro, non lo trovano più, attorno al sepolcro quattro alberi fungo. Voi mi direte, cosa serve? Cosa significa tutto questo? Io onestamente non lo so. Non credo, io a differenza di Fulvio che è un pochettino più radicale rispetto a me, io non credo che i primi cristiani facessero uso di fare. Non credo che il cristianesimo nasca come religione. Non credo nella tesi di Fulvio. Però tutti questi fulvi sono figli oggi. Il perché, l'unica cosa che posso ammettere è l'ipotesi di Verrack, che era citato prima, che all'interno del cristianesimo sia esistita da sempre, dall'inizio, dalle prime catacombe. Non le ho portate perché se no porterei una mole in mano. Dentro le catacombe romane c'è una scena bellissima di due sacerdoti che entrano con un fungo enorme in mano. Che all'interno del cristianesimo, ripeto, ci fosse stato un culto del culto, un culto esoterico, che è andato avanti dal periodo di Roma, dei primi cristiani, fino al Rinascimento. E forse anche ancora dopo, perché io vi dico un episodio che mi è stato raccontato qualche anno fa. Non posso citare la fonte, perché mi ha chiesto di non citarlo. È una persona estremamente seria, italiana, che lui gira, là, scopre delle cose, molto un personaggio curioso, ma ripeto, non è uno sballone, è uno studioso veramente. Finì in un monastero, in una piccola abbazia, non mi ha voluto neanche dire se no o centro o Italia, in cui i monaci, i frati, a un certo punto gli dissero espressamente che loro celebravano la comunione con i funghi. E io gli dissi, caro amico, caro Giovanni, erano degli sballoni, cioè erano degli ex frocchettoni che si sono fatti i frati. No, Gilberto mi dice. Il più giovane aveva 75 anni. Quindi non c'entra niente con il tipo. Questi facevano la comunione con le psilocce. Sembra strano, ma io ci credo perché questa persona è estremamente seria. Quindi qualcosa all'interno, chiamiamolo un circolo esoterico, all'interno del cristianesimo, dalle origini a oggi, è rimasto sotterraneo, nascosto, non in qualche modo collegabile né tanto a un periodo, né tanto a una congregazione, a un ordine, anche se tutte le chiese che vi ho fatto vedere, la maggior parte sono chiese romaniche, nessuna è stata fondata dai benedettini o dai francescani, soltanto dai templari, cistercensi e ordini di Malta. Non lo so, però ecco, l'unica cosa, l'unico pseudo collegamento è questo. Le raffigurazioni riguardano delle, già all'interno della Chiesa, lasciamo perdere i circoli esoterici, diciamo degli ordini templari non sono finiti molto bene, i cistercensi non sono poi tanto ben voluti e ben visti, l'ordine di Malta, non dico con i cosi templari, ma quasi, diciamo dei circoli già abbastanza
pur dentro ma fuori dalla chiesa, ufficiale. Chiuso. Domande se ce ne sono. Bevo. San Francesco.